Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è Risparmio, il mio progetto per raggiungere la mia indipendenza finanziaria nel più breve tempo possibile. Mi sono dato 13 anni, ma ci devo riuscire prima. Oggi un altro video in cui andiamo ad analizzare un ETF che è particolarmente nuovo, è stato fondato nel 2018, è ancora poco liquido, ma secondo me ha delle ottime prospettive di crescita. Ovviamente, prima di cominciare ad analizzare questo ETF, vorrei ricordare che questo non è un consiglio finanziario, non è un consiglio di investire, ma faccio questi video per illustrare i miei investimenti o i miei probabili investimenti, o comunque a scopo didattico, per far, diciamo, instaurare una discussione fra me e voi, te che sei lì dall'altra parte, che mi segui. Prima di iniziare ti voglio ricordare che cliccare il pollice in su non fa male alla salute, anzi è stato dimostrato scientificamente che ti fa diventare più bello, alto, biondo e occhi azzurri, e oltretutto fai notare a YouTube che io sono qui e potrei crescere nel suo algoritmo. Se sei nuovo, se sei di passaggio da questo canale, ti ricordo che senza devastare la tastiera puoi sempre iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Adesso basta dire cavolate, andiamo allo schermo e andiamo ad analizzare questo ETF che è il HAN ETF EMQQ. L'HAN ETF EMQQ è l'Emerging Market and E-Commerce UCITS ETF ed è un ETF armonizzato UCITS domiciliato in Irlanda. Siamo tutti qui. Per chi non lo sapesse, io vivo in Irlanda. Questo fondo replica un indice costituito dalle principali società di internet e di e-commerce, operante però nei mercati emergenti, compresi i motori di ricerca, i rivenditori online, i social network, i video online, i giochi online, i sistemi di pagamento elettronico e le agenzie di viaggi online. Questo fondo si propone di fornire un'esposizione alla crescita dei consumi online dei paesi in via di sviluppo. Ovviamente qui c'è il disclaimer sempre presente che i propri investimenti non sono al sicuro, ma una parte o totalmente possono essere persi quando si va a investire in questi strumenti che replicano delle equity, dell'azionario. Allora, il ticker è MQQ ed è un fondo azionario. Questo è l'ISIN, che lascerò poi nella descrizione del video. Ha un TER molto alto proprio perché è poco liquido, un 0,86%, è quotato in dollari. Ci sono 7.360.000 azioni flottanti in circolazione e, come dicevo prima, è stato lanciato il 2 ottobre del 2018, per cui è nuovo, è armonizzato, per cui UCITS, è una replica fisica, per cui le azioni vengono comprate in maniera fisica, reale. Si può trovare su Xetra, su SIX, sull'SE, su ISE, CBO e B. Ed è registrato anche per essere comprato qui in Italia, si può vedere qui. Allora, sul sito di HAN ETF non ho trovato molte informazioni, per cui sono dovuto andare a Morningstar, che tutti amiamo e tutti odiamo. Allora, si può vedere ovviamente che tutto quanto è equity non US, perché ovviamente a meno che non succeda qualcosa di particolare o che la penda mia non se li porti tutti via, il mercato statunitense non è ancora un mercato emergente o non lo sarà per molto. Quello che invece mi interessa sapere è che il 36% sono consumi ciclici, l'1% sono consumi finanziari, servizi finanziari e il 51,4% sono servizi comunicazione. Poi abbiamo anche qualche consumer defensive con 1,78% e il 2,60% in healthcare. Ovviamente il rating è sostenibile perché Morningstar è quello che è. Andiamo a vedere quali sono invece le allocazioni, quali sono le aziende che sono all'interno di questo fondo. Come si può vedere, abbiamo tanta Cina, Meituan, Alibaba, Tencent, però abbiamo anche altre aziende. Abbiamo JD, sempre cinese. Abbiamo Mercato Libre, abbiamo Pinduoduo, Naver, JD, Prosus NV, Ordinary Share. Sono comunque aziende, possiamo vederne anche altre. Kingsoft Cloud Holdings. Per esempio, andiamo a vedere la prima. Meituan, l'avevo già aperta perché io. Che tra l'altro non conoscevo, ma per quanto mi sembra un'ottima azienda. È un'azienda. Meituan Dianping è un investment holding company che provvede a fornire delle piattaforme di e-commerce che usano tecnologie per connettere i consumatori, appunto i merchants, i commercianti, e opera anche attraverso il delivery del cibo, del fresco, poi anche in store, hotel and travel e anche delle altre iniziative nuove per cui si propone anche di entrare in nuovi segmenti. È un'azienda molto interessante. Come andiamo a vedere, ha una valutazione attualmente sopravvalutata, perché come si sa in questo periodo pre-pandemico era tutto sopravvalutato, ma dopo il crollo pandemico si sono avute delle valutazioni molto forti, però azienda che è prevista fortemente in crescita con un 71,6% di earnings annui,
ma anche il fatturato è previsto crescere del 31% anno. E poi non dà dividendi ed è in una salute finanziaria ottima. Andiamo a vedere anche Alibaba, no, perché la conosciamo, Tencent la conosciamo, Naspers, per esempio, io non la conosco, e possiamo andare a vedersi Naspers, caro amico, Simply Posit, che è quotata in Sudafrica e fornisce, opera nel consumer internet, per cui per noi poveracci, in tutto il mondo. L'azienda ha varie compagnie che cercano di potenziare la comunità, appunto, e potenziare le persone. Gli investimenti sono sia anche qui nel classified, sarebbero gli annunci, quelli solitamente sono gratuiti o a pagamento, la consegna di cibo fresco, i pagamenti e il fintech, ma anche educazione, health e e-commerce. Per cui anche questa azienda è un'azienda in questo settore, con una valutazione anche questa molto sopravvalutata, con una prospettiva di crescita del 21,4% per quanto riguarda gli earning e un 20% per quanto riguarda il fatturato, che ha un'ottima salute e che non distribuisce praticamente dividendo. Possiamo andare anche a vedere Mercato Libre, che qualcuno magari conoscerà al Nasdaq, però sono piattaforme che si occupano di fornire servizi nell'America Latina. Il suo quartier generale è quello in cui è stato fondato, l'Argentina, per cui un'azienda argentina quotata sul NYSE. Anche in questo caso una valutazione che è estremamente sopravvalutata, una possibilità di crescita del 61,5% per quanto riguarda gli earnings e un 30% annuo per quanto riguarda il revenue. Una salute finanziaria anche qui che è buona, ci sono gli asset a breve termine che coprono un po' tutto, azienda che non distribuisce anche lei praticamente dividendo. Per cui è un fondo che aiuta a investire in una particolare tipologia di un settore, che è quello dell'e-commerce, che però non è orientato più a quello che sono i grandi big di questo settore, per cui tutti quelli che sono le mega cap company americane, ma si orienta a mercati emergenti, quelli meno conosciuti, quelli più conosciuti fra quello cinese, ma anche quelli un po' meno conosciuti, abbiamo visto Argentina, abbiamo visto Sudafrica. Andiamo a vedere, magari se troviamo qui in Morningstar anche delle informazioni su quello che sono le nazioni più rappresentate in questo fondo. E cliccando su Country abbiamo un 60% in Cina, poi abbiamo un 9% in Brasile, un 9% in Corea, un 6,62% in Sudafrica. Paesi Bassi, paese emergente, boh, però ognuno ha le sue idee. Russia 3%, anche Singapore non lo vedo emergente, così come non vedo la Germania. Comunque, dal punto di vista regionale abbiamo prevalentemente un 7% di Europa sviluppata, un 3% di Europa Emerging Market e un 6,6% di Africa o Middle East, e abbiamo un 12% di Asia Developed, per cui appunto Corea, e un 60,79% per quanto riguarda l'Asia Emerging, per cui appunto, come dicevamo prima, Cina soprattutto, ma anche altro, e America Latina quasi un 10%. Secondo me è un fondo che in piccole quantità all'interno di un portafoglio ci può stare, perché può andare a raccogliere tutto quello che è il mercato emergente, andando a inserire nel portafoglio tutte quelle realtà che magari sono meno conosciute, ma che hanno delle forti prospettive di crescita, rischiando ovviamente, e per questo motivo diciamo una locazione minima per un prodotto come questo non dovrebbe, secondo me, superare più del 5-6% del portafoglio totale. Poi ovviamente sono considerazioni che ognuno fa per conto proprio, anche perché questo, come dicevo prima, non è un consiglio finanziario, non sto consigliando di inserirlo in portafoglio, sono semplicemente delle considerazioni su un ETF che mi sembra particolarmente interessante, perché si propone di replicare un indice di mercato che non è uno dei soliti, ma è molto più settorializzato. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento, perché è stato di mio gradimento, e se lo è stato, ti chiedo ovviamente di lasciare un pollice in su, perché lo fai capire a me, ma lo fai capire anche a YouTube. Come sempre, come ho detto all'inizio, se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo, e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!